Buonasera Daniele Emanuele, benvenuti alla tredicesima puntata di stagione di calcio di rigore. Cosa è successo nell'ultimo turno? Il Rimini si è ripreso la vetta in eccellenza, il Russi è stato agganciato, scusate, dalla squadra del Degaro in vetta alla classifica. In prima categoria Romagna, l'Igea invece ha staccato di due lunghezze il Pietracuta e invece nella promozione marchigiana, e qui la seguiremo con la nostra Veronica, l'Olimpia Marzocca continua a condurre. Ma stasera, prima di iniziare, ovviamente presento la conduttrice, ovvero la nostra Veronica Lisotti. Eccoci qua, ciao Daniele, ben ritrovati a tutti. Torniamo a parlare di calcio dilettantistico, lo facciamo qui a Calcio di Rigore, anche questa sera tante, tantissime le immagini da vedere. Partiamo subito con il big match di giornata che equivale a Rimini-Sasso-Marconi, poi ci spostiamo invece in promozioni dove vedremo quello che è successo fra Diegro Russi e Calcio di Luca San Pietro in Vincoli. Come sempre ci spostiamo poi al di là del tavolo, quindi andiamo nelle Marche per vedere effettivamente questo momento, no, del Gabice Gradara che ha giocato contro Ilario Lorenzini Barbara. Poi completeremo il tutto andando in prima categoria dove vedremo quello che è successo tra Spontricciolo e Vis Nova Feltria. Come sempre, per interagire con noi in diretta tramite SMS o tramite WhatsApp 333 60 94 299, poi aggiornamenti in tempo reale del nostro Matteo Zampini sulla nostra pagina Facebook calciodirigore.official. Poi chi di voi vorreste rivedere questa puntata, vi invitiamo a visitare il portale www.romagnasport.com. E allora direi che Daniele è pronto, il nostro Giacomo Alpini in versione Super Smile questa sera è più che pronto e scopriamo allora chi abbiamo con noi questa sera. Purtroppo ci tocca presentare il nuovo presidente del Bellaria, Giacomo Eccolo. Alpini. Eccolo qui, Ciao, sorridente. buonasera a tutti. Andiamo a dare il benvenuto nei nostri studi, Veronica, al DS del San Pietro in Vincoli, Federico Baiocchi. Buonasera. E infine diamo il benvenuto anche a lui, al difensore del Bellaria, Elia Foschi. Buonasera. Elia, quanto sei emozionato questa sera ad avere vicino a te il nuovo presidente del Bellaria, Giacomo Tanto perché non sei una persona. Come presidente ci aiuterà molto. Sei pronto a commuoverti perché è arrivato, prima che iniziasse la trasmissione, addirittura un minuto prima, un messaggio proprio inerente a lui: Salve, siamo un gruppo di amici che tutti i lunedì seguiamo la vostra trasmissione e vorremmo chiedervi se potete dare più spazio a Giacomo Alpini, che riteniamo un grande conoscitore di calcio. Lunedì scorso l'avete fatto parlare solo 20 secondi, non vorremmo abbandonare la vostra trasmissione che riteniamo molto interessante. Salute Davide e compagni, ci hanno anche mazziato questa sera. Allora Giacomo, subito fiata di due paroline in più rispetto a lunedì Allora, scorso. intanto ringrazio e saluto Davide che è un gran conoscitore di calcio, visto che anche fa il mister, quindi ha appena avuto la carica come mister della Junior Gambettola, quindi complimenti a lui e sicuramente ha ragione in quello che dice. Non di Poi parte. per quello che devo dire, sì, sono raggiante perché effettivamente ieri ho assistito alla miglior partita della stagione con una gran bella vittoria. Ieri veramente sono uscito dallo stadio Nanni molto soddisfatto perché veramente ho visto una squadra con tutte le qualità necessarie per una speranza di salvezza. E quindi tu ancora ci credi. Federico, il San Pietro in Vincoli dallo scorso anno che lo seguiamo, una bella squadra, quest'anno ha perso un pezzo importante come Aloe, lo ricordavamo, no, l'anno scorso, anche prima telecamere spente. Da dove si riparte in questa stagione? Qual è il progetto reale del San Pietro? Allora, il progetto di San Pietro in Vincoli, diciamo, è un progetto di 2 anni. Abbiamo cambiato molto giocatori e allenatore, quindi richiede sicuramente più tempo rispetto ad altre compagini del nostro girone che comunque sia sono più oliate e magari vengono da 2 anni, 1 anno con lo stesso allenatore, mettendo dentro pochi giocatori. Noi sicuramente paghiamo quello scotto lì, però probabilmente in questo periodo stiamo raccogliendo forse un po' meno di quello che meriteremo. Abbiamo fatto qualche prestazione opaca e quella ci sta a perdere, in altre come quella di ieri perlomeno il punto ci stava. E diciamo, però il calcio è così, ti dà e ti toglie, alla fine si tirano le somme e vedremo dove saremo arrivati. Sicuramente il nostro, come ho detto, è un progetto di 2 anni, quindi guardiamo un po' più a lungo termine, stiamo inserendo tanti giovani del nostro settore giovanile perché tutte le settimane ne abbiamo 3, 4, 5 che sono prodotti dal nostro vivaio e quindi questo ci fa ben sperare per il futuro, insomma. Ebbene sì, allora Bene, tra poco bene. andremo ad affrontare proprio il campionato di promozione, ma andiamo con ordine, andiamo a vedere i risultati e classifiche per quel che concerne il campionato d'eccellenza. Prego Veronica.
Eccoci qua, sedicesima giornata, Argentana Corticella è stata rinviata, quindi passiamo al derby Bellerio-Gemarina-Faenza 2-1, Cervia-Massa-Lombarda 3-2, Classe-Castrocaro 1-1, 7 cartellini gialli e 3 rossi, davvero successo di ogni, Fiericcione-Real-San-Lazzaro 2-1, Granamica-Sant'Agostino 0-1, ottavo successo per il Progresso che vince 3-0 sull'Almendola, Rimini Sasso Marconi 5-0 e qui Daniele interrogo te perché poi Sportup ne parlerete in maniera più approfondita. Sì, 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 stasera tanti Rimini. Temi della serata con ospite Andrea Boldrini, il vicepresidente di Rimini Calcio, prego. Sampierana Faro 2-0 con il bis di Pasolini e Savignanese Marignanese 2-2, Savignanese che trova il pareggio al 93esimo con Turci. Sì. Vediamo anche la grafica con questa classifica aggiornata dove troviamo il Rimini in vetta con 40 punti che vanta il miglior attacco con 36 anzi gol fatti e solo 8 quelli subiti. In zona playoff poi il Sasso Marconi, seguito invece dal Progresso che guadagna posizione a 29 punti, classe Granamica a 28, scende il Granamica, risale invece la classifica alla FIA Riccione. Real San Lazzaro invece scende insieme al Faenza, Marignanese invece che conquista posizione, poi invece nella zona bassa abbiamo Corticella, Faro 17 punti, Olmedola, Sampierana 15 punti per l'Olmedola e Sampierana 13, Bellaria e Gemarina 12 e il fanalino di coda Cervia. Ricordando che il capocannoniere del girone è Noselli del Sasso Marconi con 13 centri all'attivo e sono ben 28 le reti segnate in questa giornata. Allora Giacomo, iniziamo a interrogare te, altrimenti da casa ci sgridano. È un campionato, togli le prime due che ne parleremo in Sport Up tra Sasso Marconi e Rimini, un campionato che tolte appunto queste formazioni è molto equilibrato, però io sto facendo i complimenti in particolar modo a mister Maurizio Montalti perché si sta ben comportando dal suo avvento sulla panchia della Marignanese. La Savignanese abbiamo visto che stenta, anche ieri ha pareggiato proprio contro la Marignanese, insomma sorprese e delusioni in questo momento alla fine del girone d'andata. Sì, sicuramente l'arrivo di Montalti ha dato quella spinta in più alla Marignanese e l'ha portata fuori dalla zona play-out, ma sta facendo risultati su risultati. Penso che l'unica sconfitta sia stata solo in casa contro il Rimini, quindi veramente la Marignanese sta arrivando a posizioni che all'inizio erano un po' insperate. La vera sorpresa a mio avviso è la FIA Riccione, che la FIA Riccione con una squadra non attrezzatissima riesce a arrivare veramente in zona quasi playoff, quindi veramente la Fiericcione sta facendo un grandissimo campionato. Per quello che riguarda le grosse delusioni, io direi che il Massa Lombarda è una delle squadre che mi sta deludendo di più. L'ho vista un paio di settimane fa a Bellaria, non mi ha entusiasmato per niente, però penso che forse anche il Cervia in questo momento sta arrancando un attimino, anche se dopo 7 sconfitte è riuscita ieri a vincere con i nuovi innesti, perché c'è stato questi nuovi acquisti che hanno portato qualcosa in più e si è visto subito ieri, infatti è riuscita a vincere 3-2 continuando ad andare in vantaggio, quindi sono tre punti fondamentali. Un'altra squadra, perché la lotta per la salvezza penso che sia quella più affascinante in questo momento, ci sono 6 squadre in 6 punti e quindi è veramente quello che dà in questo momento la maggior passione a seguire questo girone. E l'Olmedola che in mercoledì ha vinto contro il Bellaria, anche se giocando un calcio un po' rinunciatario, e ieri è stato sconfitto e rientra ancora in quella zona play-out che, come dicevo prima, coinvolge 6 squadre. La Sampierana con l'avvento di Giorgi in casa sta facendo veramente molto bene, risultati sui risultati, anche ieri con la doppietta di Pasolini che per questa categoria è un lusso è riuscita a vincere, quindi veramente in questo momento, a parte le prime due della classe che si lotteranno ancora per un po', io dico, perché penso che il calciomercato di dicembre faccia la differenza e fra un po' vedremo un Rimini volare veramente, e lottano per le prime posizioni, la corsa più affascinante è quella per la salvezza.
Ecco, tra poco voglio sentire anche D'Elia, sia dalla regia, facciamo una piccola sorpresa anche ai tifosi del Rimini, dato che comunque ci seguono anche in questa trasmissione, sia dalla regia mi date l'ok, andiamo a sentire proprio le interviste del dopogara in riferimento proprio ai due tecnici, in modo tale che entriamo proprio nel vivo e poi voglio sentire D'Elia in merito anche alla forza di questo campionato, il suo parere. Servizio. Allora, siamo con mister Moscariello, allenatore del Sasso Marconi. Insomma, se arrivavate qua come prima in classifica, questo bel duello dall'inizio, insomma, della stagione con Rimini, però è finita 5-0. Sì, è un brutto risultato, però è partita male dal ventesimo tutta questa situazione, perché fino al ventesimo appunto stavamo giocando molto bene, non avevamo concesso praticamente niente a Rimini, poi questo episodio che su questo cross e su questo rigore che insomma ha decretato l'arbitro, che secondo me assolutamente non era rigore, quindi anche rigore più espulsione del giocatore inesistente ci ha pregiudicato il risultato, quindi onore a Rimini, forza a Rimini, perché ha fatto veramente bene, però cioè, vorrevo giocare questa partita alla pari, 11 contro 11, perché secondo me ce lo meritavamo e stavamo tenendo bene il campo, quindi i ragazzi per me hanno fatto una buona partita fino lì, poi dopo 2-0 abbiamo un po' mollato, anche perché con un giocatore in meno, con le assenze che ho anche dietro, cioè, ho fatto i cambi pensando già un po' anche a non rischiare dei giocatori che mi possono servire per il proseguo, quindi già anche la prossima domenica. È chiaro che quando sei 2-3-0 un po' devi cercare anche di ragionare anche un po' per dopo. Mi dispiace tanto perché, ripeto, quell'episodio lì per noi è stato determinante e in un momento che stavamo giocando veramente bene, quindi è andata così, avanti la prossima domenica, cerchiamo di fare le cose fatte bene come abbiamo sempre fatto e senza pensare a questa partita, la mettiamo già nel cassetto, come dico ai ragazzi, si vince, si perde, si passa, si mette nel cassetto il risultato e poi speriamo di continuare questa bellissima avventura, perché i ragazzi stanno facendo veramente bene, perché adesso siamo secondi a 2 punti, quindi non è, nulla è pregiudicato. Mister, Alessandro Mastronicola, oggi un grande Rimini, era una partita insomma, importantissima per la classifica, inutile girarci intorno e forse è arrivata la migliore prestazione stagionale fin qua. Sì, oggi era una partita importante contro un avversario importante, la prima della classe e noi volevamo assolutamente dimostrare di essere quantomeno a loro pari. Abbiamo fatto una grandissima partita con grande intensità, grande voglia, grande abnegazione. Tutto è andato come doveva andare e soprattutto i ragazzi hanno fatto tutto quello che gli ho chiesto durante questi giorni qua. Erano determinatissimi e credo che in campo si sia visto. E dire che insomma il primo minuto forse aveva fatto anche pensare male, perché comunque quello scontro con Scotti, gioco forza, un cambio. Intanto come sta Scotti? È una botta oppure qualcosa di più? Ah, io spero sia solo una botta per Scotti, però credo che sia... Spero che non sia qualcosa di più, però a sentire Francesco credo che sia stata una ginocchiata, un calcione mentre il muscolo era contratto, quindi spero sia solo una botta e non altro, lo vedremo domani, appena riusciamo a fare gli esami, credo domani riusciamo a fare gli esami e poi andiamo a verificare le condizioni. E si è sempre detto insomma di guardare partita per partita, però questo era uno scoglio molto importante. Il 5-0 alla prima della classe cambia qualcosa in prospettiva oppure insomma ci sta, siamo ancora a dicembre? No, in prospettiva non manca niente, nel senso che la prospettiva è quella che sappiamo tutti, noi per primi, quello di arrivare al traguardo. Ogni domenica è un ostacolo da superare, difficile o meno difficile, quello poi è il campo che ce lo dice. Oggi era un avversario difficile da superare, l'abbiamo superato a pieni voti e io sono contento ovviamente, anche se non mi esalto perché il campionato è lungo, perché mancano 2 giornate a fine del girone e poi mancano ancora 4 mesi, quindi guai a pensare che dopo una vittoria come quella di oggi possa essere finito qualcosa che probabilmente è appena iniziato. E dunque adesso mentre chiedo alla regia di farci vedere il prossimo turno, volevo sentire proprio il parere del nostro Elia. Elia, il Rimini è davvero così forte, troppo forte per tutti, le tue impressioni avendolo anche affrontato e soprattutto il cammino da qui alla fine del campionato per quanto riguarda il tuo Bellaria?
Ah, secondo me a vederlo il Rimini, cioè, dovrebbe vincere il campionato. Se ha dato 5-0 la seconda in classifica, che è la diretta inseguitrice, a vederla così secondo me ha la strada proprio spianata per vincere il campionato. E noi col Bellaria puntiamo a guardare partita per partita, perché adesso sono tutte importanti, anche domenica abbiamo una partita molto importante per risollevarci da questa zona retrocessione, e cercheremo di fare 3 punti, perché è quello che dobbiamo sperare in ogni partita da adesso in poi. E anche se contro le due dirette per i playoff abbiamo perso, cercheremo di ritirarci su, perché comunque ancora il campionato è lungo e la squadra secondo me può fare veramente molto bene. Rispondimi solamente sì a questa domanda, perché Giacomo Alpini è pronto da presidente a darti la paghetta, quindi la 13a dicembre. Vi salvate? Sì. Ok, paghetta assicurata, va bene. Adesso ci spostiamo nel campionato di promozione, che voglio sentire anche Federico, esatto, ci darà qualche notizia anche di mercato. Dobbiamo vedere risultati e classifiche. Eccoci qua, Calcio Cotignola Arida 3-0, Calcio del Luca San Pietro in Vincoli 2-1, Diego Rossi 2-0, 1-1 fra Fosso Ghiaia e Gatteo, Gambettola Battio Cesenatico 3-1, Giovane Cattolica Ronco del Vais 2-1, Real Dovadola Valle Savio 0-1, Savarna Stella 0-0 e Torconca Tropical Coriano 1-0. Vediamo anche la classifica, ricordando che il capocannoniere del girone Farabegoli con 14 reti del Runco e del Weiss, e le reti invece messe a segno in questa giornata sono 19. Abbiamo e troviamo in vetta il Diegro con ben 35 punti, 17 punti in casa e 18 punti quelli raccolti in trasferta, poi seguito dal Russia 35, che vanta tra l'altro la migliore difesa con solo 6 davvero gol incassati, pochissimi. Calcio del Duca con il miglior attacco a 32 punti, 33 sono invece le reti messe a segno, e poi risale il Torconca con 28 punti e appaiato insieme al Reda, conquistano posizioni Calcio Cotignola, Giovane Cattolica e Gambettola, playout Gatteo, Valle Savio, Savarna, Bacchia, Cesenatico e Fanalini di coda, troviamo a 9 punti Fosso Ghiaia e Real Dovadola a 7. Abbiamo parlato sempre in questo campionato le riminesi, questa sera approfittiamo anche della presenza di Federico per parlare delle altre squadre che compongono il girone. Sicuramente non è una sorpresa, vedendo anche i nomi che ha nella propria rosa, questo Reda. Vediamo che lì in cima alla classifica, come c'è il Russi, come c'è il Diegaro, come c'è il Calcio del Duca, che l'anno scorso, tra l'altro togliendo i Russi, lottavano nelle altre due formazioni per non retrocedere. Quest'anno è davvero un campionato particolare questo. Sì, come ho detto prima, sono squadre comunque sia ben organizzate, perché il Diegaro ha messo dentro giocatori di livello, cioè a Rodriguez, che penso che in promozione sia un attaccante che non ce l'ha nessuno, ha fatto 14 reti l'anno scorso alla Ribelle. Secas, un giocatore che anche lui non ha bisogno di presentazioni, adesso ha preso Antoniacci, e comunque ha un bel mix di giovani e giocatori esperti. Il Russi probabilmente è la squadra più rivelazione di quelle che sono là davanti, perché ha cambiato veramente poco rispetto all'anno scorso, ha cambiato allenatore, qualche innesto, ma sempre di livelli di ragazzi giovani, perché Leoni è un giocatore 93 se non mi sbaglio, che ha sempre fatto eccellenza, però è giovane. Grimellini, che è un attaccante che la categoria comincia a farla, ma da diversi anni, ma è un 94, quindi forse quella è la più grossa sorpresa del campionato. E le altre secondo me stanno rispettando, diciamo, i pronostici. Quella che probabilmente non sta rispettando i pronostici è il Torconca, il Tropical Coriano. Tropical, io mi aspettavo che fosse nelle prime 2-3 posizioni, invece vabbè. È dietro al momento. Tra poco voglio analizzare con te anche la partita che avete giocato ieri, ma andiamo a vedere il primo servizio in rete. Ah, Diego Rossi. Mese nero, nerissimo per il Russi, che conosce il primo stop di stagione di campionato, il secondo totale dopo quello in Coppa Italia con i Cotignola, ma gioca una gara certamente al di sotto delle proprie potenzialità e qualità. Alzi la mano chi dopo 8 giornate con 24 punti all'attivo avrebbe detto che a fine giro d'andata i falchetti sarebbero stati raggiunti dal Diegaro, ma il calcio è anche questo, infatti i padroni di casa non vogliono farsi sfuggire l'occasione, attaccando fin dalle prime battute, quando il cross di Falchetti si dimostra pericoloso, con la conclusione fuori misura, poi arrivato il secondo momento da Seyas. Più preciso lo stesso Seyas quando chiama la deviazione in corner, l'attento Casadio. Dal corner Shankar sfila di testa, impossibile vantaggio, ma la sfera termina al lato.
I russi fa vedere questa botta di Babini che c'entra in pieno il volto del difensore avversario rimasto a terra per qualche minuto. La Vaioli dall'altra parte con questa discesa manda in bambola la retroguardia avversaria, ma la mira è da rivedere. Shankar invece tenta l'Eurogol dalla distanza, ma senza fortuna. Il russo agisce di rimessa, questa deviazione sotto misura crea qualche grattacapo alla retroguardia di casa che sbroglia prontamente. Episodio da Maviola attorno alla mezz'ora sul quale l'arbitro sorvola. In contropiede il russi viene colpito. Rodriguez protegge e parla, serve a Vaioli che batte verso la porta avversaria. Casadio risponde, ma Vitali è più lesto di tutti a depositare la sfera in fondo al sacco. Prima della fine della prima frazione di gioco, proteste e ospiti per un atterramento in area di rigore, ma anche in questo caso l'arbitro decide di sorvolare. Rodriguez, già all'inizio ripresa, sfiora il raddoppio e Casadio ribatte sullo stesso piede di calcio dell'attaccante, che conclude questa volta sull'esterno della rete. L'arbitro entra nel pallone qualche minuto dopo, quando un'uscita di sbrighi provoca l'ammonizione all'estremo difensore di casa. Calcio di punizione per i russi, ma l'arbitro qualche secondo dopo ravvede la propria decisione, fischiando una punizione a favore dei padroni di casa. E poco dopo, per il Di Garo, arriva il gol del 2-0. Trattenuta netta in area di rigore, è ingenuo, occorre dire, da parte del difensore dei russi, e quindi dagli 11 metri si presenta tale Rodriguez, che non perdona dopo che Casadio, in un primo momento, aveva neutralizzato proprio la conclusione dell'attaccante, quest'oggi in maglia bianco-verde. I russi risponde immediatamente, ma Federico Babini non è qua di bersaglio. Fabio Babini invece in acrobazia cerca di emulare il fratello trovandosi la porta ma non creando brividi a sbrighi. Lo stesso attaccante si ripete dalla distanza, destro centrale, che non crea scompigli certamente al portiere di casa. La gara termina qui. Russi raggiunto in vetta la Di Garo, mentre Del Duca sale a quota meno 3 dai falchetti. Domenica prossima c'è proprio Russi Del Duca. E dunque questo qui, avete visto il Russi che ha conosciuto il primo stop, te l'aspettavi, Giacomo? Sì, io, cioè, io l'ho già visto due volte il Diego, a me è piaciuto tantissimo. L'avevo visto Cesenatico contro il Bachia e aveva vinto 1-0, e poi l'avevo visto domenica scorsa contro il Gatteo che aveva ribaltato la partita 9-11, quindi per me non è una sorpresa, veramente una bella realtà. Mentre chiedo alla regia di mandare le immagini relative a Calcio del Duca a San Pietro i Vincoli, così entriamo nel vivo con il nostro Federico, eccole. E sì, qui una domanda, tornando indietro Federico, prima di analizzare questa partita, avresti alzato la mano per dire a fine girone d'andata che il Russi sarebbe stato agganciato in classifica dopo che le prime 8 giornate aveva fatto 24 punti? Ma come ti ho detto prima, mi aspettavo che avessero un calo, nell'ambiente comunque tutti dicevano ma Russi non può durare, però io porto sempre rispetto per chi i punti li ha fatti e non li fa parlando, insomma. Quindi sì, me lo potevo aspettare una flessione, perché comunque 14-15 risultati utili, prima o poi c'è il tonfo. Sono stati bravi quelli del Diegaro e del Duca, che sono rimasti attaccati probabilmente. Far sentire la pressione delle volte conta. Se si fossero staccati probabilmente Russi sarebbe stato un po' più tranquillo, insomma. Sulla partita di ieri invece giocata da voi, cosa mi dici? Avete affrontato comunque la terza forza del campionato, che domenica se la vedrà proprio nel big match con il Russi. Che impressione ti ha fatto il calcio del Duca e soprattutto Freschi, la scelta di Freschi, che l'anno scorso aveva fatto benissimo, lo ricordiamo, a San Piero in Bagno. Ma allora, diciamo che il del Duca è un'ottima squadra, l'ho detto prima, e lo era probabilmente anche l'anno scorso. E non, quindi me lo aspettavo che fosse in questa posizione di classifica, anzi forse me lo aspettavo un po' più in alto. E per quanto riguarda la partita di ieri, secondo me è stata una partita condizionata molto dagli episodi, nel senso che il rigore, ok, ci può stare, poi abbiamo preso il 2-0 così su un'ingenuità che ci ha comunque tagliato le gambe, poi siamo stati bravi a rimetterla in piedi subito prima della fine del primo tempo, poi secondo tempo complice anche la loro inferiorità numerica, mettiamola così, anche se io avrei preferito giocarmi la 11 contro 11, perché in 9 si sono messi tutti dentro l'area di rigore e fare gol era un'impresa. Abbiamo giocato, la partita l'abbiamo fatta noi, il risultato non è venuto, però i miei ragazzi hanno detto bravi, perché comunque sia, giocando così prima o poi i risultati verranno, non ho paura di dirlo. Riguardo alla scelta di Freschi comunque non aveva bisogno di venire a San Pietro i Vincoli per dimostrare niente, perché ha fatto molto bene dove è stato, e la scelta è stata di un allenatore giovane con stimoli e che sposasse un progetto, come ho detto prima, di 2 anni e che portasse anche un bel gioco. La Sampierana l'anno scorso giocava un bel calcio, secondo me,
sta lavorando tanto con i ragazzi e sono convinto che prima o poi i frutti verranno fuori anche a San Pietro in Vincoli, perché come ho detto prima, Freschi non ha bisogno di dimostrare a San Pietro in Vincoli che è un bravo allenatore, lo ha già dimostrato, da noi deve solo mantenersi. Veronica, so che avevi in mente anche una domanda per il nostro Federico. Sì, esatto, volevo chiederti, Federico, si parla di calcio mercato, quindi volevo chiedere quali sono i movimenti relativamente a San Pietro in Vincoli. Ma guarda, noi abbiamo fatto un movimento questa settimana in entrata, che è stato quello di Roberto Baiardi proprio dalla Del Duca, e mentre Collini è andato, invece ha fatto il percorso inverso, è andato alla Del Duca. Abbiamo preso Spanesci dal Bellaria, un giovane del 98, secondo me molto bravo, ieri ha giocato la prima partita e per me ci farà molto comodo. Poi abbiamo fatto qualche movimento in uscita, Orlandini ha preferito fare una scelta, diciamo, di vita e andare a diminuire, diciamo, l'impegno, e quindi è andato a giocare in prima categoria e basta. Per il momento siamo fermi lì, siamo vigili, nel senso che se ci dovesse essere qualche opportunità la prenderemo, ma la nostra idea è quella di proseguire con questo gruppo, portarlo fino al termine e poi alla fine della stagione tirare le conclusioni e vedere di implementare qualcosa quest'altro anno, con dove magari abbiamo visto che dove si può migliorare, insomma. Per il resto altre cose noi non abbiamo in mente di far niente, anche se adesso ci si è fatto male Fabbri proprio la settimana scorsa, che stava rientrando nell'infortunio dei legamenti, ha fatto il gol del passaggio del turno e poi si è rotto il legamento nel gol, quindi potremmo fare qualcosa, ma al momento, diciamo, il mercato non offre quello che noi cerchiamo, insomma. Certo. Elia, tu rimani a Bellaria, sì? Sì, sì, sì. Devi prendere la paghetta da Giacomo, ci mancherebbe. Allora, noi adesso ci fermiamo per un minuto e mezzo, dando la linea alla pubblicità, poi campionato di promozione marchigiana con i Gabicce e infine prima categoria con il servizio inerente alla nuova felta. Pubblicità. Sì, sto entrando da Oliviero, la città dell'abbigliamento. Qui c'è tutto. Sì, sono settore abiti eleganti. Diglielo a tua moglie, c'è anche settore abbigliamento femminile, elegante, sportivo, bellissimo. Mi chiedi se ci sono gli abiti da sposa. Ma qui è una città degli abiti da sposa, una città degli abiti da sposa. Tu pensa, che ce ne sono più di 1000. Non solo, ci sono anche le bomboniere. Una volta Oliviero era is beautiful, oggi Oliviero è in champion. Oliviero.it, la città dello shopping. Montefeltro, vedute rinascimentali. Venite a scoprire la bellezza che ha incantato e rapito i grandi maestri del Rinascimento. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie, che unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita, che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Mo sorbole, mo socme, mo ciò! Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Provi i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Ti imbotta è il nostro motto e da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Sono Fabri Giancarlo, titolare della DGF Ford Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stendipizza o stendipiada secondo il vostro uso, griglia petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. RomagnaSport.com, il portale dello sportivo romagnolo, dove trovare tutto, ma proprio tutto, sul calcio dilettantistico, anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. RomagnaSport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto.
Sono di nuovo l'amico di Davide, anzi, ex amico di Davide, volevo dire che Giacomo Alpini dovrebbe citare tutte le squadre del campionato marchigiano a memoria, senza leggere, altrimenti non vale. Al 3. 1, 2, 3. Vai. Ilario, Barbara, Lorenzini. Ecco, solo questo. Olivia Marzocca, Villa Musone, Gabice Gradara. È quello. Basta. Ciao. Quindi licenziato ufficialmente, ecco. Va bene. Andiamo a vedere con il nostro Stefano Papini i risultati e classifiche del campionato che ti riguarda vicino, vai. Ebbene sì, dodicesima giornata, troviamo e apriamo con la goleata dell'Atletico Alma ai danni proprio del Villa Musone 4-2, Audax Piobico Moie Vallesina 0-2 con il bis di Mastri, 0-1 tra Gabice Gradara e Ilario Lorenzini, nuova Real Metauro Bigor Castelfidardo 0-1 decide Rogani, Olimpia Marzocca Osimana 6-0 nonostante visto separarsi la strada con l'attaccante Bediaco, tripletta di Pesarese e doppietta di Bramucci, Passa Tempesa FC Senigallia 3-0, Valfoglia Laurentina anche qui 3-0, Vigor Senigallia Belvedere 2-1. Potrete capire insomma che i gol in questa giornata non sono davvero mancati, con bene 25 reti e 0 pareggi. Troviamo il capocannoniere del girone che è Denis Pesarese dell'Olimpia Marzocca con 12 centri all'attivo. Vediamo allora adesso la classifica che ritrova l'Olimpia Marzocca in vetta l'ottava volta in questa prima parte di stagione con il migliore attacco, 27 reti messe a segno, la migliore differenza reti 16 e il maggior numero di vittorie 8. In zona playoff troviamo Ilario Lorenzini con il minor numero di sconfitte, 25 punti, Atletico Alma e Moia Valesina in coabitazione a 24 punti, Vigor Senigallia 21. Risale la classifica la Passa Tempese, mentre il Vigor Castelfidardo con la migliore difesa 7 solo i gol incassati, trova invece sotto di esso e ai noi il Gabice Gradara soli 15 punti, in zona playout Valfoglia 13, Osimana 11, nuova Real Metauro 10, Belvedere 8 e chiude il fanalino di coda Audax Piobico. Tutto questo ovviamente tre giornate dal termine del girone di andata. E allora caro Daniele, direi che non perdiamo tempo, andiamo a vedere quello che insomma è successo tra Gabice Gradara, Ilario Lorenzini, Barbara. Negativo del Gabice Gradara che deve arrendersi all'Ilario Lorenzini, vittoria di misura per un match non adatto ai deboli di cuore rossoblù che in 10 prima e 9 uomini poi provano a contenere i gialloblu con l'esordio dell'ultimo acquisto Diego Rossini, prova di carattere ma non basta, Facondini preferito a Terenzi, in panchina debutto Broccoli, portiere classe 87. Pronti via sono i locali a mettersi in luce con il cross di Muratori per la scivolata di Costa in verso in attaccante. Out. Due minuti più tardi ancora Costa conquista palla al limite, colpo di sinistro e diagonale che fa la barba al palo. Al 14esimo risposta dell'Ilario Lorenzini, De Angelis serve a destra a Capitan Carbone, facile per Palazzi. Al 17esimo De Angelis sul primo palo per l'inzuccata di Api, alta. Sugli scudi giallo-blu che vengono disinnescati da Palazzi al 25esimo, prova del gol che giunge al 29esimo con il tapine di Carboni Marco, che vale bene 3 punti. Il rosso-blu non stanno a guardare, al 33esimo Rossi prova l'incursione ma Carletti Orsini lo mette giù in aria per il direttore di gara, però non ci sono gli estremi per il rigore. Al 36esimo Muratori, stop di petto girata di prima intenzione che non inquadra la porta. Al 39esimo invece il Barbara, non centrare la porta con Carboni. Al 40esimo Gabice Gradara in 10, doppio giallo generoso per Muratori, costretto dietro la lavagna. Si riparte dalla ripresa con l'Ilario Lorenzini che va subito alla ricerca del gol sfruttando un errato disimpegno di Ciavaglia e De Angelis a chiamare in causa Palazzi. Lo stesso portiere rosso-blu due minuti più tardi commette una leggerezza che potrebbe costare cara. Farisse, ostacolato da Ferrani, trova sulla traiettoria Ciavaglia a portiere battuto. All'ottavo c'è lavoro per l'estremo locale che si riscatta però ipnotizzando Api. Ospiti sempre in avanti al 13esimo è Simonetti a deviare in angolo. Dal proseguo dell'azione è Carboni a spedire soprammontante. Soffrono i rossoblu al 19esimo Faris dal limite calcia fuori, mentre al 22esimo salta Palazzi e mette al centro e Arduini ad inventarsi portiere sul tiro ravvicinato di Carboni. I locali tentano di mettere il naso in avanti al 30esimo cross di Arduini, Costa va in quota ma la sfera si impenna.
Non c'è tempo per rifiatare, che dall'altra parte Faris prima e Brunori poi chiedono gli straordinari a Sabatini. Al 32esimo prosegue l'assedio ospite Brunori, colpo di reni di Palazzi. Al 34esimo Faris prova la finta ma è attento l'uno locale. Si infortuna però Facondini, Gabice gradara in 9 uomini con le sostituzioni a disposizione già utilizzate. Il Barbara allora cerca il gol della sicurezza ma deve fare i conti con la muraglia difensiva locale. I rossoblu gettano il cuore oltre l'ostacolo nei minuti finali, ma la porta ospite sembra stregata. Finale al Gimagi, Gabice Gradara 0, Ilario Lorenzini 1. Un punto nelle ultime 5 gare per gli adriatici che devono ritrovare la giusta verve per non rischiare le sabbie mobili. Eh sì, e questa è la situazione purtroppo negativa del Gabice Gradara, che si consola invece col percorso di Coppa Italia che sta proseguendo. In semifinale infatti a febbraio lo vedremo impegnato contro il Vigor Castelfidardo. E allora vorrei coinvolgere qui accanto a me il nostro Daniele Emanuelli e poi il nostro Giacomo Alpini, visto che proprio il Gabice ha giocato contro il Barbara, perché voglio chiedere anche a voi insomma un po' una fotografia di questo Gabice Gradara, che ricordiamo neopromosso in questo campionato di promozione girone A. Allora, prima do la precedenza al nostro Giacomo, se no Davide mi sgrida da casa. Poi è aumentato stasera il minutaggio, sei arrivato a 30 minuti e hai parlato solo te, è vergogna, prego. Va bene. Allora, per quello che riguarda il Gabice, io ho visto due fasi di questo campionato. La prima fase dove veramente stava andando molto bene, faceva risultati e infatti era in testa alla classifica, oltre alle prime posizioni. Nelle ultime partite si è un po' perso, nel senso che nelle ultime 5 mi sembra che abbia fatto un solo punto, addirittura fuori casa contro l'ultima in classifica. Quindi forse c'è bisogno di qualche giocatore, qualcosa di nuovo nella rosa, oppure qualche cambio anche a livello tattico, perché adesso nella partita di ieri, dall'immagine che abbiamo visto, veramente ha sofferto ieri l'1-0. Mi dispiace dirlo, ma è forse un po' stretto per Lorenzini. E quindi bisogna che il Gabice Gradara ritrovi quella verve iniziale che veramente gli aveva portato anche forzatamente l'entusiasmo anche dalla promozione, però deve sicuramente cambiare rotta. Io, Veronica, ti sintetizzo un po' quello che ha detto Giacomo, altrimenti parlo anch'io per 20 minuti. No, quello che volevo dire è che comunque ricordiamoci, noi siamo stati alla presentazione dei Gabice Gradara Calcio, sia Mariani che Buccolo avevano detto in quella precisa occasione che l'obiettivo per i Gabice era dunque la salvezza. Per il momento stanno rispecchiando un po' il campionato, sono partiti forti come ricordava il nostro Giacomo, però c'è da dire che il campionato marchigiano, come del resto l'hanno ricordato anche gli addetti ai lavori, è molto tosto. Se tu pensi che nei dilettanti ci sono, tolto ovviamente l'Ascoli, l'Ancona e la San Benedettese, che sono le tre squadre più titolate del marchigiano, se i dilettanti pensi che ci siano già 15-20 squadre che giocano comunque in Serie D, per fare solo due nomi, la Jesina, la Civitanovese, facciamo anche un terzo, la Recanatese, significa che davvero il campionato marchigiano è tosto, ricco di valori, ricco di giocatori, che comunque da circa, leggevo una percentuale uscita tra l'altro su Guerri Sportivo, il 15%-20% dei giocatori al calcio italiano, quindi soprattutto ai campionati di Serie A e di Serie B. Questo è un dato davvero molto importante. Ricordiamoci il tipo di campionato che sta affrontando il Gabice, che è la promozione marchigiana. Adesso io direi di andare a vedere il prossimo turno. Esatto. Analizziamo quelli che sono i big match di giornata, dove troviamo lo scontro diretto sabato prossimo tra Laurentina e Gabice Gradara e poi ovviamente il match di cartello tra Moie Vallesina e Ilario Lorenzini. Osimana Valfoglia invece scontro diretto di bassa classifica, poi FC Senigallia, Audax Piobbico, Vigor Castelfidardo, Olimpia Marzocca e chiude Villa Musone Passatempese. Andiamo a vedere subito risultati e classifiche, quel che concerne la prima categoria Girone H Romagna. Ricordatevi che tra poco c'è l'appuntamento con Sport Up, tutto su Rimini Calcio, ospite Andrea Boldrini. Questi sono i risultati che vedete in sovraimpressione. Diamo un'occhiata anche alla classifica dopo l'ultimo turno, che si trattava per l'esattezza della 14ª giornata. Lo dicevo a inizio trasmissione, il Ligia Marina ha staccato in virtù della vittoria ottenuta ieri, proprio Pietracuta ha bloccato sul pari. Il Verrucchi invece rimane sempre la terza forza del campionato, il Misano dietro, il Granata ha conosciuto il primo stop dopo tante vittorie consecutive, ovvero ha pareggiato, e lo Spontricciolo si rivela ancora una volta matricola terribile. Andiamo a vedere adesso proprio il servizio tra le due neopromosse, Nova Firtia Spontricciolo.
sta arrivando, Sponticciolo Nova. Sconfitta beffa per i Nova Fete che in 10 per oltre un'ora di gioco offre una buona prestazione sul campo dello Sponticciolo. I gialloblu sbagliano il rigore, impegnano più riprese l'ottimo Battani e mancano alcune occasioni. C'è rammarico in casa Nova Fete per il volume di occasioni create e non concretizzate, ma anche per le decisioni dell'arbitro Frisoni della sezione di Rimini. Lo Sponticciolo porta a casa i 3 punti con la solidità mostrata in questa prima parte di stagione e colpendo nei finali di gara con l'avversario stanco per l'inferiorità numerica, come del resto ammetterà lo stesso tecnico Bianchi. Ho visto una partita dove abbiamo vinto immeritatamente, devo fare dei gran meriti al Nova Fete che è stata una buonissima squadra, ci ha messo molto ma molto in difficoltà e penso che alla fine dei 90 minuti non si sia visto l'inferiorità numerica da parte dell'avversario e abbiamo vinto, fatto gol su 2 episodi che un calcio di rigore penso abbastanza netto e poi logico un contropiede dove abbiamo chiuso la partita, ma il Nova Feltre ha avuto penso dalle 4 alle 5 palle nitide oltre al rigore che poteva capitalizzare, dopo giustamente il calcio è un po' crudele, se sbagli alla fine paghi. La partita offre la prima emozione al minuto 4 quando direttamente alla bandierina Mohamed centra il legno superiore della porta difesa da Ronci. 10° punizione di Fraboni dal limite destro dell'area, Battani respinge e poi si oppone a tapire ravvicinato di Mattia Stefanelli. Allo Sponticciolo nel frattempo dall'altra parte viene annullato un gol. Brisigotti affonda per Canini che deposita il pallone in fondo al sacco, ma gol annullato per fuorigioco. Valutazione forse errata, ma su Frisoni di Rimini abbiamo già detto. I gialloblu ospitano una più grotta occasione al 17°. Gian Sebastiani sulla destra serve Francesco Baldinini che salta Battani in uscita con un pallonetto. Il portiere lo atterra e provoca un rigore che però Stefanelli spreca. L'attaccante calcia alla sinistra del portiere che si muove all'ultimo e blocca con sicurezza. Al 21° in Nova Fete rimane in 10 per il rosso, diretto, combinato a Lorenzo Fraboni per proteste. Nonostante l'uomo in meno, la squadra di guerra fa la partita con autorevolezza e manca una favorevole occasione al 24° con Stefanelli che smarcato, calcia alto da posizione favorevole. Al 36° splendida azione dello stesso Mattia Stefanelli, servito da Gian Sebastiani, l'attaccante affonda sulla destra e mette al centro un pallone evitante per Gori, che non riesce però a deviare, con Battani che blocca nei pressi della linea. A fine tempo, altra palla gol per il generoso Gori che in piena area di rigore prova a dribblare Battani in uscita valanghi. Il tentativo del centrocampista però si infrange sul corpo dell'estremo difensore biancoverde. A inizio ripresa, ancora Nova Fete vicinissimo al gol. Al 53° cross pennellato di Gori dalla sinistra a cercare Stefanelli sul secondo palo. Il colpo di testa esalta la risposta del reattivo Battani. Guerra con coraggio sostituisce Francesco Baldini con un altro attaccante e ne ha Pilotto. Proprio Pilotto sarà protagonista di un fallo avvenuto in area di rigore non sancito dal direttore di gara. Sponticciolo inizia però a farsi vedere in attacco. Al 75° Ronci vola su una punizione di Brisigotti. All'81° viene ripetuto lo stesso copione. Va al tiro questa volta però Savoretti, ma Ronci è bravo nella deviazione. 2 minuti dopo lo Sponticciolo passa in vantaggio. Fattori a terrenare l'esperto Cannini che dal dischetto trasforma con estrema freddezza. Quasi gli uomini di casa non ci credono. Siamo una squadra, quello che da neopromossa, con giocatori che più della metà affrontano per il primo anno la categoria e questo è stato forse lo specchio del nostro campionato, quello che io dico ai miei ragazzi sempre, che nel momento in cui entriamo in campo senza mentalità, senza connettere il cervello, andiamo incontro a delle figuracce. Il Nova Fete a questo punto si sbilancia inevitabilmente e subisce il raddoppio all'86° quando Cannini veste i panni dell'assist man per Brisigotti che con un pregevole pallonetto di destro scavalca l'incolpevole Ronci. Al 90° Nova Fete 9 per l'espulsione di Stefanelli, allontanato anche egli per proteste. A questo punto, vedendo gli animi che si sono totalmente accesi, Denis Guerra prova a leggere la partita da 2 angolazioni diverse. Diciamo che possiamo leggere la partita in 2 modi. Quando, se guardiamo al gioco, sono contento dei ragazzi, cuore, gioco, gambe. Hanno giocato in 12 quando erano in 10. E probabilmente se anche altre volte avevano giocato con questo piglio e con questa determinazione avremmo portato a casa altri risultati. Oggi purtroppo è stata una partita giocata molto molto bene su ogni azione, su ogni palla, senza mai essere frenetici anche quando eravamo in 10 e sono contento. Sul piano del risultato io invece sono sicuro e sono convinto che quando sbagli 3 gol sulla linea, 2 gol sulla linea, adesso non lo so, mi sembrano almeno 2 nella prima frazione, sbagli un rigore, è ovvio che la partita probabilmente è andata su binari che non possiamo recriminare né sull'arbitraggio né sulle assenze né sul 10 e né su nessuno. Abbiamo perso una partita perché abbiamo sbagliato cose che nell'arco di una partita sono determinanti.
Allora, due cose per quanto riguarda il nuovo affitto. Ci sono state un po' di proteste per quanto riguarda la direzione di gara del direttore Frisoni. Effettivamente noi eravamo lì a riprendere la partita, ha condizionato una gara Veronica che comunque era stata ben corretta fino a quel punto da tutte e due le formazioni. L'ha innervosito un po', i giocatori si sono innervositi, una gara che comunque non aveva nulla da dire per quanto riguarda la classifica, un pochino forse più per i Nuova Fete, chiaramente doveva dare un proprio risvolto alla stagione. In settimana, venerdì, c'è stata una piccola polemica, prontamente rientrata, perché Nuova Fete ha comunque 20-30 dirigenti davvero in gamba, hanno voluto sostenere il lavoro che sta facendo fino adesso il tecnico Dennis Guerra, facendo uscire appunto un comunicato dove si sono stretti tutti attorno a lui nonostante il momento difficile. Tu parlavi prima appunto della neopromossa Gabice che sta affrontando il nuovo campionato, è un campionato nuovo anche per i Nuova Fete, chiaramente c'erano moltissime attese, purtroppo sul campo in virtù dei tanti infortuni ma anche di alcune designazioni arbitrali, questo lo posso dire tranquillamente, la squadra come vista ieri non riesce davvero a sbloccarsi. Questo è un peccato perché anche ieri il tecnico dello Spuntricciolo ha fatto appunto i complimenti a tecnico Guerra per il gioco espresso. Sì, molto onestà comunque da parte delle... Molto onestà e complimenti anche allo Spuntricciolo che sicuramente, come detto anche dai dirigenti Nuova Feltia, ha meritato di vincere perché è stato chiaramente più cinico. Un ringraziamento sia all'addetto stampa che è stato qui nostro ospite insieme al presidente Daniela Palumbo per l'accoglienza e anche soprattutto per l'articolo simpatico scritto su Romagna Sport, addirittura in dialetto, proprio sulla nostra televisione, sulla partita che appunto ieri andavamo a riprendere. Bene, io penso che sia stato detto tutto. Due notizie di mercato: il Nuova Feltia ha preso Rocco Di Filippo proveniente dal campionato sammarinese, è un ex giocatore della Savignanese, il Petracuta ha ceduto Rinaldi, difensore Rinaldi al Perticara, poi ce ne sono tantissime altre, ma stasera davvero il tempo stringe. Allora, non mi rimane che ringraziare la nostra Veronica Lisotti. Grazie a voi, vi diamo appuntamento lunedì prossimo alle 19.55 con Calcio di Rigore e le ultime bombe di mercato. Grazie ancora a te Veronica, grazie al nostro Giacomo Alpini. Grazie a te, ciao a tutti. Grazie a Federico Baiocchi di SS San Pietro e Vincoli. Grazie a voi. E grazie al difensore Bellaria, Elia Foschi. Grazie a voi. Noi ci vediamo tra poco con Sportà.